sul mio canale, io sono Amber the Gamer e lei è Pixie, la nostra avventuriera che ci accompagnerà in questa nuovissima avventura su questa nuova mappa che noi non abbiamo mai esplorato e che è un pochino inquietante. La nostra cara Pixie qui è un pochino incacchiatella, eppure io, perché noi in realtà saremmo voluti andare sulla nuova mappa di Ark, su Crystal Isles, e invece no, ci ritroviamo su Aberration. Ma vi dirò, la cosa non mi dispiace in realtà neanche troppo. Ora, Pixie in realtà dispiace tantissimo, anche perché lei è proprio una nanetta, cioè, è bassissima, guardate questa cosa com'è gigante in confronto a lei. E quindi si ritrova in questo mondo sconosciuto e che sembra veramente post-apocalittico. Per carità, a me piace da impazzire il post-apocalittico, però a Pixie, ecco, forse avrebbe voluto iniziare da una mappa un po' più facile. A me Aberration sembra tanto difficile. Oh, funghetti, tanti funghetti. Allora, aspetta, che me la sono studiata questa. Questi li possiamo raccogliere, se non ricordo male. E quello, che ha la cupola un pochino più a punta, invece non dobbiamo avvicinarci, perché altrimenti ci droga, ci fa venire le allucinazioni e comunque ci fa morire. Ecco, diciamo che alla fine la finiremo sempre così, morendo. Io intanto sto raccogliendo un sacco di roba qui. Pixie, cosa stiamo raccogliendo? Tutti funghi strani. Anche fibra. Ah, anche fibra. Fungo acquatico, fungo aureo. Dopo ci andiamo a leggere bene le descrizioni, perché voglio capire a che serve tutta sta roba nuova. Wow, quante cose da scoprire, quante cose da scoprire. Vediamo un po', allora, il fungo aureo è un fungo dall'aspetto oleoso che luccica come l'oro, anche nella luce più fioca sembra rinvigorire. Bene. Questo fungo invece può essere trovato praticamente ovunque, sì, abbiamo visto, è gustoso, wow. Guarisce lentamente nel tempo, aha. Questo invece, fungo aspro, è un narcotico praticamente, quindi dobbiamo assolutamente stare attenti a non mangiarlo e probabilmente lo potremo utilizzare per addomesticare bestie. Invece il fungo acquatico, un fungo verde bluastro, va bene, ok, sembra rinfrescante, bene, quindi presumo che probabilmente potremo utilizzarlo quando appunto staremo morendo di sete. Bene però, wow, quante cose interessanti, ok, ci può stare, no, cosa, no, ma sono passato, no, ce n'è uno qui, dannazione, non l'avevo visto, no, stiamo soffocando, aiuto, aspetta. Questo ci rigenera, vero? Questo ci rigenera, mangia, povera Pixie, scusa, iniziamo malissimo, Pixie. Subito drogata, perdonami, che brutto inizio di episodio. L'effetto del fungo allucinogeno è finito, però cavolo, adesso Pixie ci sta morendo di sete, porca puzzolina. No, ma dai, guarda che figo, io mi volevo un po' visitare il posto, invece siamo già per morire, ma dai! Ho provato a prendere i funghetti rinfrescanti, ma hanno funzionato per brevissimo. Pixie ci sta morendo e qua non c'è una goccia d'acqua, manca pagarla a oro, dannation. Ma non dovrebbe essere in zona semplice questa, cioè Pixie, quindi siamo noi che siamo proprio gnobbi a sto punto. Wow, cristalli verdi. Le lucine sotto i funghi giganti. No, adoro. No, ma che bello che è sto posto. È solo un peccato che dobbiamo guardarcelo con gli strazianti suoni di sofferenza di Pixie, che adesso c'è svenuta. Buonanotte. Cioè, ma noi, vabbè, abbiamo appena iniziato. Pixie si è risvegliata, ma non è che si sia ripresa proprio tanto benissimo. Dannazione, non riesco a trovare un goccio d'acqua da nessuna parte. Stiamo morendo lentamente, agonizzando. Aspetta, quella pianta la conosco. Aspetta. Ok, con una lentezza infinita, dopo 3000 anni ci siamo arrivati. Allora, questa pianta in teoria ci dovrebbe curare adesso, giusto? Sì, la barra della vita sta salendo e abbiamo anche trovato l'acqua. Cosa vuoi di più? Che bello la gioia. Queste piccole gioie della vita, ok. Sì, ci sta curando sta pianta, ok, perfetto. Wow, che figata. Ok, allora l'acqua l'abbiamo trovata. Però io come ci arrivo laggiù? Cioè, Pixie, tu ti puoi arrampicare su questi cosi rampicanti per scendere? No, non penso, dannazione. Come cribbio ci arrivo? Ascoltami, io mi butto, tanto morire per morire. Ascolta, buttiamoci, vai, o la valla spacca. Aia, mi sa che si spacca. No, non si spacca. Ok, wow, che super tuffo, Pixie. Ah, però, ci piace. Oi, cosa? Cosa? Che succede? Ah, i terremoti! È vero, i terremoti! Io mi ero dimenticata che su Aberration. Cosa? Che succede? Perché ci ha spinto fuori dall'acqua? Boh, è successa roba strana. Piovono cose! È vero, mi ero dimenticata che su Aberration ci sono i terremoti che ti fanno piovere le cose dal cielo. Va bene. Una gemma verde! Aspetta! A che cosa serve? Aspetta, sta cadendo altra roba! Aspetta, dopo, lo guardiamo dopo. Sta cadendo altra roba! Io raccolgo tutto, raccogli tutto, Pixie, raccogli tutto, qualsiasi cosa!
Mamma mia, che strano che era iniziare da zero, è stranissimo, soprattutto su una mappa così diversa dalle solite sulle quali abbiamo giocato. O almeno, io avevo giocato in precedenza su The Island, poi ovviamente insieme abbiamo visto Dissenter, però appunto Aberration è totalmente diverso, cioè alla fine Dissenter, a parte l'ambientazione, forse qualche creatura, non sono neanche sicura, è uguale a The Island, dai, ok, l'ambientazione è un po' diversa, strafiga, bellissima, tutto quello che vuoi, però le cose, le funzionalità quantomeno sono simili. Qui c'è un botto di roba nuova, a parte l'ambientazione post-apocalittica che adoro, adoro, bellissima con funghi giganti, e poi tutta sta roba nuova, tutti i funghi, tutte queste gemme, cioè abbiamo un sacco di cose nuove da scoprire, o almeno io e Pixie abbiamo un sacco di cose nuove da scoprire, e ragazzi voi ci dovrete dare una mano, lo sapete, vero? Mamma mia, come fa strano tornare a dover raccogliere tutta a manina, senza nessuna creatura o bestia di supporto che ci aiuti, mamma mia, che strano. Ci dobbiamo ricraftare tutto. No, vabbè, da quant'è che non vedevo questi vestiti? No, vabbè, ok. Momento nostalgia delle prime volte che abbiamo giocato a Dark. La cosa Sarco, via, Sarco. No, aspetta. Volevo dire una cosina, però aspetta che ci allontaniamo poco. Dai, siamo sopravvissuti al fungo. No, e là c'è... Oddio, cos'è? Aspetta, di là Sarco, di qua Ravager, mi sembra che si chiami Ravager, non sono sicura di come l'abbiano tradotto in italiano. Ad ogni modo noi ci passiamo il più lontano possibile assolutamente. Ok, forse abbiamo seminato le bestiacce cattive. Qua non vedo niente, cos'è quella? Ah no, è una foglia che si muove, ok, è una foglia... No, oddio, non è solo una foglia che si muove, porca miseria, no, mi hanno trovata. Oh mio Dio, mi hanno trovata, no! Va bene, ok, siamo morti, ma lo accetto, siamo a livello 0, quindi ci sta. Ari buongiorno Pixie, ari buongiorno. Vabbè dai, c'è di buono che adesso sappiamo che hanno tradotto il nome dell'animale in devastatore. Quindi siamo stati uccisi dai devastatori. Beh, che altra fine potevamo fare davanti a un devastatore? No, vabbè, mi fa troppo strano ripartire da zero. Ci dobbiamo sbloccare tutto. No, aiuto, mio Dio, chissà come va a finire. Andrà a finire male sta cosa di riniziare da zero. Io vedo già mille morti all'orizzonte. È tutto buio buissimo, ma qua c'è una luce. No, vabbè, ciao, sei carinissimo. Come si chiama? L'hanno tradotto Cambulbo. No, vabbè, Cambulbo. Allora, io non ricordo cosa mangi, assolutamente, poi mi informerò. Però se proviamo con le bacche... No, Ciccio, non c'ho nient'altro. O bacche o pietra, fai tu. Non penso che la pietra tu la possa gradire. Vabbè, dai, era un tentativo, non importa. Io ne voglio mille di quelli, prima o poi ce li prenderemo. Oh, ma guarda come sbrilluccicano le creature aberranti su Aberration. Siete aberrontosamente belle. No, mi piacciono tanto. Sono molto carine queste creature aberranti. Qualcosa di un po' diverso, un po' nuovo, un po' strano, un po' inquietante. E la nostra Gina qua ci sta di nuovo morendo di sete. E Gina, vabbè, Pixie, dannazione. Mi viene da chiamarla Gina, non so perché mi viene da chiamarla Gina. Forse perché è la cugina Gina di Jack. Forse è per questo, quindi lei Pixie mi ha mentito, lei si chiama Gina in realtà, lo ammetta Gina, la cugina di Jack. Guarda, un dodo aberrante, sbrilluccica un pochino anche lui, cioè c'ha le chiazze tutte un po' più bioluminose. No, ma che strane queste creature. No, vabbè, la carbonemis aberrante è stilosissima, ma quindi qua sono tutte aberranti le creature, cioè non ce n'è non aberranti. No, dai, Gina, ti stai addormentando di nuovo, Gina. Ma dai, ma non è vero che ci siamo suicidate, ma bugiardo. In realtà non è che abbia capito bene com'è che siamo passati a miglior vita, cioè Gina qua si è addormentata, Gina Pixel Dannation, sbaglio il nome. Comunque Gina si è addormentata, Pixie si è addormentata, ascoltate, la chiamiamo Gina, basta, facciamo un patto, la chiamiamo Gina. Si è addormentata e si è tipo risvegliata morta, ecco, wow, che bel paesaggio, come ci arrivo io là sotto? Come ci arrivo? No, aspetta, voglio andare giù, è tutto molto bellissimo. Oh, guarda, cristalli verdi, no, oddio, non ci vedo una mazza, non capisco bene dove sto andando, meno male che qua questi fanno un po' di luce, ma che belli. Io me la devo esplorare tutta questa mappa, fino all'ultimo millimetro. Non ci vedo una mazza. Vedo Spino radioattivo, tipo, c'ha la cresta fosforescente. Wow, che figata. Va bene, tanto se ne sta laggiù, noi ce ne stiamo qua per i fatti nostri, non rompiamo le scatole a nessuno.
Ma sono troppo belline anche queste lucciole super luminose che vanno in giro e che... Aspetta che prima mi era comparso un messaggio. Dov'è? Ok, eccolo qua. Praticamente se noi abbiamo una batteria nell'inventario o un animale domestico di quelli che emanano luce, presumo, questi si ricaricheranno grazie all'energia sprigionata da questa zanzarina luminescente. Noi ci stiamo craftando qualsiasi cosa per cercare di salire di livello e io nel frattempo volevo vedere se i cristalli verdi per logica mi danno le gemme verdi. Sì, ci danno le gemme verdi, oltre che un po' di pietra. Mamma mia, quanto raccogliamo poco però col piccone di pietra, che tristezza incredibile. Ok, quindi le gemme ci serviranno, queste gemme verdi ci serviranno per costruire selle e anche qualche nuovo strumento. Ok, va bene, vedremo. Intanto finiamo di vestire la nostra Gina. E aspetta che io qua vedo che mi ha spawnato con un po' di cosine carine, tipo la testa del... No, stai scherzando, del cane... No! Che bruttina! No, vabbè, Gina, sei tanto bruttina! Aspetta, aspetta, fatti vedere bene... Oh mio Dio, poi con la luce verde dei cristalli è ancora più inquietante! No, vabbè, sembri un mutante! No, no, toglila, toglila, stavo scherzando! Questa la usiamo più avanti per spaventare le creature. Allora, aspetta che... No, vedo mi ha dato altra roba, io qua non butto più niente, voglio provare tutto, fa vedere... si appena carica le texture. Ok, no, oddio, è terrificante. No, vabbè. Ma quanto è strafiga Gina con sta cavolo di maschera. Ok, ok, questa la conserviamo tutta la vita. Da Halloween faremo grandi cose, lo sai, vero Gina? No, vabbè, guarda com'è bella, inquietante, cattiva, cattiva lei. Piccolina, piccolina, ma con dentro un mostro divoratore di anime. No, vabbè, ok, la smetto. Aspetta, dai, ce n'è altri però. Fammi togliere questo e proviamo. Aspetta, dov'è? Questo mi sembra più serioso. Aspetta, appena carica, ci metto una vita. Ok, no, è troppo serioso, non ti sta bene, Ginetta. Abbi pazienza, aspetta che... Mi sa che ce n'è ancora uno, quello lassù in alto lo voglio provare e mi sa che teniamo questo. Sì, Ginetta l'esploratrice, ma no, ci sta troppo bene sto cappellino. Guardala, cioè una minatora. Che poi non penso esista il termine minatora, ma non importa, vabbè, non importa, ce lo siamo inventati noi, va bene? Comunque l'ambientazione di sta mappa è una figata pazzesca, lo adoro, vi giuro, sti funghi giganti sono pura gioia per gli occhi, mi piace da morire. C'è anche da dire che a sto giro siamo su Steam, non siamo più sulla piattaforma Microsoft. Aspetta che devo stare attenta ai funghetti rossi, ok, laggiù quello allucinogeno. Quindi, insa, significa che possiamo anche provare a testare qualche mod, forse, che ne dite? Io sinceramente qualche mod vorrei provarla e vi avviso per la gioia di grandi piccini che abbiamo già installato quella della Ozocraft, che non posso usare fino a livello 20 da quello che ho capito, ma non importa, appena ci arriveremo la useremo subito. Così ci potremo finalmente costruire delle casette carine super fighe. No, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sì, la dobbiamo assolutamente testare, quindi devo cercare di salire di livello il più in frettissimissima possibile. Oh, finalmente il cannocchiale, ci possiamo sbloccare il letto, il letto, il letto. Ce la facciamo? Sì che ce la facciamo. Sì, me lo sblocco subito il letto, vai, subito. Ho notato che mancano un po' di creaturine rispetto alle altre mappe, cioè tipo anche il Dilo ad esempio, che per carità non è che ci dispiaccia troppo se non lo incontriamo. Ah, però vedi, il dodo c'è. Il dodo c'è, il dodo è sempre ovunque, aberrante. Mi ha rotto la lancia addirittura, e quanto... Un'altra? Ma davvero? Ma quanto è resistente sto dodo? Ma porca miseria, ok che siamo tornati a livello 0, vabbè ora a livello 0 proprio no, però porca miseria è resistente sto cicciolo, va bene. Mi sembra di aver capito che non ci sono nemmeno creature volanti, quindi noi dovremmo andarcene a zonzo per la mappa totalmente a piedi, cosa mai successa per me, cioè proprio totalmente no. È vero, i dodo festaioli, i dodo coi cappellini, mi ero dimenticata che c'erano perché è l'anniversario di Ark, i 5 anni se non sbaglio, infatti ecco ci sono i dodo, ma aspettate che ho visto un'altra cosa, c'è questa bestia, oh oh oh, com'è che l'hanno tradotto scusa? Aspetta, non ho capito se ho visto ratto arrotolatore. Ratto arrotolatore, ma stai scherzando, ma non riuscirò mai a pronunciarlo. Allora, queste non gliele dobbiamo toccare, se mi ricordo bene, anche se si è allontanato, magari. No, non mi fido, non le voglio toccare lo stesso che poi mi attacca e mi uccide. E abbiamo di nuovo perso tutto perché fuori registrazione i piragna ci hanno smozzicato il culetto alla me, la povera Gina, e quindi niente, dobbiamo reiniziare a raccogliere quante più cose possibili. Mi ero dimenticata che all'inizio fosse così difficile riuscire a stare vivi per più di 10 minuti, me l'ero sinceramente tanto dimenticata.
Io però sento suoni strani. Qua le creature le vedo tranquille, però sento dei rumori provenire da qui. Cosa? Aspetta, ho visto roba saltare. Ho visto roba che saltava, che cos'è? Ah, sono i maledetti, non mi ricordo il nome in italiano, vabbè, i Ravager, i distruttori, devastatori, ma porca miseria. Cerchiamo di passare alla larga finché sono un pochino distratti con la talpa. Noi ci allontaniamo per di qua sperando. Oh, io la chiamo talpa, scusate, arrotolatore, non riesco a pronunciarlo troppo rapidamente. Cosa? Cosa? No, ma dai, ma mi avete raggiunto subito, e vabbè. Ma non erano distratti, scusa, ma uffa. Sì, vabbè, dai, respawniamo qua. Sì, dai, qua. Non lo so, sto provando un po' tutte le zone. Sto cercando di capire cosa ci piace di più. Qual è la zona un po' più bellina, anche per costruire la nostra nuova meravigliosa base. Oh, oh. Buongiorno, allora, bella. Qua ci piace già. Ad esempio, questa è una zona che mi piace. E vai, partiamo di nuovo a raccogliere. Che bello. Voglio raccogliere un bel po' di funghetti perché ho visto che il cane con la lucina, il bulbdog, si addomestica con i funghi, quelli acquatici. Sì, quello, sì, questo qua, fungo acquatico. Ok, perfetto, ne voglio raccogliere un bel po' perché penso che sarà la nostra prima bestiolina. Allora, visto che stiamo raccogliendo una quantità di funghi veramente disumana e che non ho più voglia di andare solo in giro a raccogliere, vorrei fare qualcos'altro, ho deciso che ci addomestichiamo uno di quei bulb dog, un bulb dog, cane bulb, can bulb, non mi ricordo come si chiamano, dannazione, vabbè, quelle bestioline carinissime che fanno luce, ecco questa, voglio questa. Ok, un funghetto, gliel'abbiamo dato e guarda com'è felice, no vabbè, carinissimo. Io c'ho già il nome, non vedo l'ora. Ma è dolcissimo, me lo voglio mettere sulla spalla. Occhio ai funghi rossi, Gina, occhio ai funghi rossi, ti prego, non è un buon momento per avere allucinazioni, ci abbiamo anche già sete, ti prego. Aspetta, ok, dai, vuole ancora pappa. Però è un po' lentino sto addomesticamento, sbaglio. Dannation, ci vorrà un'eternità, mi sa, vero, cucciolo? Cavolicchio, ci sta volendo un pochino. C'è da dire però che la bestia ha sempre fame. E ce l'abbiamo, il cambulbo, che noi chiamiamo subito noi lo chiamiamo Guldo. No, aspetta, no, con la lettera, la prima lettera maiuscola, grazie, Guldo. Che se non ve lo ricordate era l'omino verde della squadra Genio di Dragon Ball. E a me si ricorda troppo quell'alieno lì. Guarda che carino, usa le spalla. No, vabbè, aspetta. Allora, prima voglio vedere le funzioni, perché attivazione automatica carica completa disattivato, ok. Gli mettiamo la luce accesa, rilevamento del nemico attivo, ah, perfetto. Ok, mi piace, ha un sacco di funzioni super utili. Benissimo, ci sarà tanto, tanto utile in questo posto buio e oscuro. Aspetta, voglio vedere, fammi vedere. Guarda, ce n'è un altro, vabbè, dopo. No, vabbè, che carino sulla spalla, oddio, lo voglio nella vita vera, lo voglio troppo nella vita vera. C'è da dire che fa veramente luce, cioè finalmente ci vediamo qualcosa anche di notte. Aspetta, ha fatto un verso strano, cosa? Nemico, in effetti lì c'è un cadavere, io volevo andare a raccoglierlo, però se il cagnolino qua abbaia, io non ho ancora imparato a decriptare i suoi versi e tra sapere e non sapere fuggo, io fuggo. C'è da dire che davvero sto posto è meraviglioso per poter costruire una base, cioè siamo vicino all'acqua, siamo vicino anche a bestie brutte però. Vabbè, quello penso sia inevitabile in questa mappa. Prima o poi saremo sempre vicino a bestie brutte. Aspetta che voglio vedere cos'è. Uno spino e una specie di granchio gigante. Sì, non mi ricordo il nome. Crack qualcosa. Non Kraken sicuramente, ma non mi ricordo. Vabbè, non importa. Lo scopriremo più avanti, solo vivendo o solo morendo, molto più probabilmente. Va bene ragazzuoli, allora direi che per questo episodio possiamo anche finirla qua. Io e la nostra piccola pixie, detta anche Gina, vi salutiamo. No ragazzi, io le devo cambiare il nome, la chiamo Gina, cioè mi viene da chiamarla Gina. Piccina, com'è piccola lei peraltro. Vabbè, basta, non divaghiamo, stiamo facendo l'outro. Vabbè, non importa, tanto ora le cambieremo il nome sicuramente, perché sto scoprendo il fantastico mondo dei comandi e quindi probabilmente troveremo anche il modo di rinominare la nostra pixie, detta Gina, Gina. Detto questo ragazzuoli, io non vedo l'ora di continuare a esplorare questa mappa che mi sembra veramente fantastica. Io vi mando un enorme bacione e un grandissimo abbraccio e noi ci vediamo al prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.